Buongiorno, questa è una puntata relativamente semplice, nel senso che parleremo di concetti che non implicano formulazioni finanziarie complesse o altre cose appunto complesse, però è una materia non di meno molto importante perché l'intera economia mondiale si sta spostando e continuerà a spostarsi, dando sempre maggiore importanza a questi criteri ESG che adesso andremo a, così a, di cui andremo a parlare. E come sempre ci sono ottimi motivi per farlo, ma anche potenziali, diciamo, pericoli di fare solo operazioni di facciata, cioè, come si dice dalle nostre parti, dare una mano di bianco a una parete molto sporca, molto vecchia, senza fare adeguata opera di manutenzione. Quindi, in buona sostanza, questi criteri servono per far sì che un'azienda, un qualsiasi soggetto, dimostri di comportarsi bene, un po' in tutti i sensi. Quindi, come capite, qualcuno può essere tentato di dare comunicazioni che dicano guardate quanto bene mi sto comportando, ma in realtà dietro rimane, diciamo, delle cose poco, poco buone. Quindi, entriamo subito nel vivo, nel senso che partiamo con quelle che sono le spiegazioni preliminari e partiamo da un dal sito di Banca d'Italia, non perché Banca d'Italia c'entri particolarmente, informazioni sui criteri ESG li trovate dappertutto in rete, li trovate dappertutto. Uso questo sito di Banca d'Italia solo per comodità. Banca d'Italia è fra i tanti che spiega che cosa sono questi criteri, piuttosto semplice, sono tre lettere sempre che derivano dall'inglese, environmental, cioè ambiente, social, cioè l'ambito sociale in senso largo, la comunità in cui si vive, con cui ci si relaziona, e la governance, cioè l'autogoverno di quel soggetto, come quel soggetto, tipicamente un'impresa, una cooperativa, può essere anche un ente pubblico, anche un ente del terzo settore, come si autogoverna. Vedete, vengono spiegate nelle righe successive, i fattori di tipo ambientale, sociale, di governo societario sono quei fattori che qualificano un'attività come sostenibile. Nelle decisioni di investimento, tenere in considerazione fattori ESG significa indirizzare i capitali, i propri risparmi verso imprese e progetti considerati sostenibili. Si parla cioè di finanza sostenibile. Quindi, come già in molte puntate precedenti vi ho ricordato come l'Unione Europea stessa da 5 anni più o meno, 4-5 anni, sta parlando di finanza sostenibile. Come vedete, appunto, questo termine diventerà sempre più, diciamo così, obbligatorio, cioè il fatto che le attività umane si svolgano in maniera sostenibile. Diamo anche un'occhiata a questo sottosito sempre di Banca Italia, Finanza Sostenibile. Allora, informazioni di base, finanza sostenibile, si intende la finanza che tiene in considerazione fattori di tipo ambientale, sociale e di governance, cioè è il gatto che si morde la coda, quindi per finanza sostenibile, cioè chi rispetta appunto questi criteri ESG. Ora, un paio di cose subito ve le vorrei specificare, e cioè che in questa pagina di Banca d'Italia si identifica come uno dei criteri utili la presenza di consiglieri indipendenti. Ecco, attenzione che quando si parla di consiglieri non è inteso come termine generico la persona che mi dà un consiglio, ma
si parla di consiglieri in senso tecnico, cioè i membri del consiglio di amministrazione, quindi chi effettivamente sta guidando la società, quindi veramente chi prende le decisioni, in questo senso consiglieri. E quindi il fatto che comportarsi nella maniera più sostenibile possibile sia utile la presenza di membri nel consiglio di amministrazione indipendenti viene ricordato addirittura da Banca d'Italia in questa loro pagina. E questo è molto importante, ci ritorno alla fine, ma questo diciamo assunto che appunto per governare, per dirigere un'impresa, un'azienda, un qualsiasi soggetto nella maniera più sostenibile possibile, quindi che traguardi le future generazioni, che guardi a cosa succederà nel futuro, non solo immediato, ma fra 10, 20, 50 anni, ecco che sarebbe bene che ci fossero appunto dei soggetti che possono prendere la decisione all'interno del Consiglio di amministrazione e che siano indipendenti, quindi non lo dice Girotto, non lo dicono persone sfegatate di ultrasinistra, ma lo dice un po' il concetto stesso di criteri appunto ASG e in questo caso lo ricorda anche Banca d'Italia. Ora andiamo avanti. Un'altra dei criteri su cui si valuta appunto la sostenibilità di un'impresa, di un'azienda, sono le modalità di remunerazione dei dirigenti. Quando si parla infatti di remunerazione dei dirigenti, a molti non vanno giù i compensi estremamente elevati che appunto determinati dirigenti di impresa, soprattutto privata, in certi casi anche pubblica, percepiscono. Ora, sulle aziende pubbliche ovviamente la politica può fare e quindi può decidere le remunerazioni. Sulle aziende private ciclicamente riappare la proposta di mettere un tetto agli stipendi, diciamo così, dei super manager. Ora, detto che questo non sono chiaramente un esperto, però credo che non si possa fare perché la concorrenza è libera, ci sono delle direttive europee che appunto fanno sì che appunto la concorrenza possa esplicitarsi liberamente, quindi non credo che si possa mettere un tetto agli stipendi dei dirigenti. Credo che in ogni caso non sarebbe mai efficace, nel senso che, ok, io posso in busta paga limitarlo a tot euro al mese, dopodiché ci sono mille e mille sistemi per dargli dei premi ulteriori. Quindi anche se la legge mi imponesse un limite allo stipendio, io per strappare alla concorrenza un dirigente molto bravo potrei banalmente versargli delle cifre extra e paradisi fiscali e sistemi per non far apparire queste transizioni ce ne sono moltissime, quindi moltissimi, quindi non sarebbe a mio avviso mai realmente fattibile. Ecco perché ritorna importantissimo proprio il criterio di un'azienda che sia certificata ASG. Ma ancora di più ritornano importanti le nostre scelte di acquisto, quello che normalmente dico alla fine di questi video, cioè il fatto di verificare noi stessi come si comporta l'azienda da cui acquistiamo prodotti o servizi. E quindi, al di là di tutte quelle che sono le dichiarazioni di facciata, andare a verificare esattamente come si comportano e quindi informarsi sulla rete, informarsi con altre persone, con associazioni, perché ci sono associazioni che fanno la verifica di questi comportamenti aziendali e fra poco vi do anche proprio un'informazione ad hoc precisa su questo.
Il discorso della certificazione a questo punto diventa molto importante e qui incominciano i capitoli, diciamo così, amari, nel senso che non esistono al momento dei criteri e delle procedure verificate per la valutazione della sostenibilità di un'impresa. Quindi non ci sono degli standard condivisi a livello internazionale. Ma in buona sostanza parliamo di autocertificazioni. Ecco perché ho voluto fare questa puntata sui criteri ESG, perché se ne parla moltissimo, ma non esiste un ente pubblico che possa dare in maniera assolutamente neutrale la patente che un determinato soggetto è. Come si dice, compliance, risponde ai requisiti appunto ESG, quindi si comporta bene in buona sostanza. Anzi, andiamo avanti con le pagine che vi volevo mostrare. Se parliamo di ESG, apriti cielo, si apre un mondo di potenziali cose decisamente poco simpatiche. Vi faccio vedere questa pagina della rivista Valori che già più volte vi ho menzionato. Quando parliamo di banca, economia, finanza, questa è una delle riviste che secondo me vale la pena di seguire costantemente, insieme ad altre che trovate sempre nel mio blog. C'è una sezione indispensabili e una sottosezione che parla proprio di TV, radio e giornali, diciamo così, neutrali. Ecco, già dalla quantità di articoli che vedete, io ho messo ESG come parola chiave, già vedete che abbiamo 22 pagine di risultati. Ecco, il primo, diciamo che il titolo già assolutamente si auto spiega, e quindi il fatto che ci sia molta possibilità di fare appunto un'operazione di facciata e che il fondo, in questo caso fondi di investimento, vi ricordate che ho fatto una puntata, per chi non l'avesse vista, una puntata dedicata esclusivamente ai fondi di investimento, quindi questi fondi che raccolgono i nostri risparmi, i guadagni anche delle imprese e aziende, insomma, che raccolgono denaro da chi vuole investirlo, da chi vuole investire questo denaro. Ecco, molti fondi dichiarano: ah, non ti preoccupare, caro cittadino, so quanto ci tieni all'ambiente, so quanto ci tieni al fatto che tu vuoi investire i tuoi soldi solo in aziende che si comportano bene, bene in tutti i sensi, non ti preoccupare, noi questi criteri ESG li rispettiamo e quindi i tuoi soldi li investiamo solo su aziende di questo tipo. Ecco, peccato che molte lo dicono, ma poi non lo fanno. E quindi da più parti si è sollevato questo problema proprio perché, come ho ricordato pochi secondi fa, non c'è una patente internazionale, ma nemmeno nazionale, comunque dovrebbe essere internazionale, che definisca, che dia veramente una patente neutrale che dica sì, tu rispondi ai criteri ESG, tu li rispetti. E questo ha fatto sì che l'Europa si sia posta questo problema unitamente al problema del conflitto di interessi, cioè di chi di chi offre servizi di revisione e consulenza a una società e poi gli dà anche il voto sulle sue politiche ambientali. Quindi io società di revisione e consulenza che offro tutta una serie di servizi e poi guarda caso sono anche la società che deve valutarti quanto buona tua azienda sei. Ecco, capite che è una cosa che non sta minimamente in piedi. Io ti vendo prodotti e io ti vendo dei servizi e poi sono io che devo darti il voto di quanto società tu sei attenta all'ambiente. A tutte le persone, a tutto il contesto
assolutamente di contorno sul tuo lavoro. Questo chiaramente non può essere. Ed ecco infatti che ultimamente che l'Unione Europea sta normando proprio su questi criteri e recentemente, vedete qui siamo a febbraio 2024, c'è stato un passo in avanti. Ora io insisto sempre, attenzione, che sono sempre dei passi in avanti, bisogna vedere quanto efficaci sono. Quindi bisognerà aspettare effettivamente l'entrata in vigore di queste norme, bisognerà vedere quanto l'organismo europeo, eccolo qua, l'organismo europeo che vigila sul rispetto delle norme, quanto effettivamente riesce a vigilare, quanto efficace è nel vigilare sul rispetto di queste norme. Quindi, per carità, prendiamo atto che l'Unione Europea ha capito che c'è il problema, ci sta lavorando, adesso sta a tutti i partiti, perché naturalmente l'Unione Europea è governata dai partiti che siedono nel Parlamento europeo e che esprimono i membri della Commissione europea, i membri della Commissione europea, che è l'organo, diciamo così, che ha le maggiori potestà legislative, quasi tutte. E quindi detto questo, torniamo alla scaletta che mi ero predisposto. Veniamo a un altro sito che consiglio spesso. Beh, vabbè, questa è appunto l'ente europeo, questa è l'autorità europea appunto che controlla gli strumenti finanziari e i mercati, ma volevo passare a questa pagina di Altra Economia. Altra Economia è un'altra di quelle riviste di cui consiglio caldamente la visione e in questo caso l'abbonamento, perché appunto si finanziano solo esclusivamente con l'abbonamento e le pubblicità sono pubblicità molto filtrate nel senso che non troverete in queste pagine. La rivista è sia cartacea che volendo digitale, non troverete mai la pubblicità di noti marchi internazionali che però lasciano molto a desiderare a livello di etica. Ecco, loro sono una di quelle riviste, ce ne sono diverse per carità, molte, e le trovate alcune elencate appunto nel mio sito Tracce, che appunto rifiutano pubblicità da soggetti che giudicano non sufficientemente etici. Quindi dicevo qui, sempre prendendo spunto da questi criteri ESG che stanno cercando di imporsi, sta di fatto che anche loro appunto denunciano il fatto che in questo momento non c'è trasparenza sufficiente e chiarezza e quindi ricordano le filiere dell'equo solidale, ricordano le filiere del commercio equo solidale. E in questo caso invece abbiamo degli enti certificatori. Quindi cosa sia il commercio equo solidale? Spero di non dovervelo spiegare, nel senso che ormai è un concetto che diciamo ha 40 anni di vita. Se proprio non lo conoscete, su internet trovate moltissimo materiale, ma è esattamente quello che dice di essere commercio equo solidale, cioè i fornitori non vengono sfruttati. I fornitori tipicamente agricoltori o piccoli artigiani, non vengono sfruttati, gli si paga il giusto. Ecco, detto questo, qui abbiamo delle certificazioni, nel caso che cito appunto abbiamo il marchio Fairtrade e il marchio Equo Garantito e questi appunto garantiscono che siamo in presenza di commercio equo solidale. E quindi questo è estremamente importante per farvi capire che ancora una volta tutta una serie di soluzioni ci sono già, non occorre inventarli, basta appunto acquistare prodotti che abbiano questo marchio, questa certificazione, e li trovate sempre più spesso anche nelle grandi catene distributive, cioè in quelle catene con nomi che conosciamo tutti. Adesso non voglio fare pubblicità, ma le grandi catene che hanno filiali un po' dappertutto, ecco, molto spesso hanno
un angolo, un banco, degli espositori in cui trovate prodotti appunto marchiati o Fair Trade o Eco Garantito, appunto prodotti del commercio eco solidale. Quindi diciamo c'è facilità di trovarli senza dover andare in negozi chissà quanto specializzati, li si trova nelle grandi catene distributive. In più, come vi avevo accennato all'inizio del video, abbiamo anche la possibilità di leggere tutta una serie di inchieste che ha fatto l'Associazione dei Consumatori Altro Consumo, appunto sulla sostenibilità e sull'eticità di tutta una serie di società. Quindi, qui, sempre nel mio sito, nella sezione multinazionali, trovate dettagliate inchieste nei settori banche, abbigliamento, riso, hard discount, notebook, smartphone, caffè, banane, arancia, ananas, zucchero, eccetera, eccetera, che purtroppo, ve lo anticipo, dimostrano una pessima condotta delle multinazionali. Ora, questi articoli sono piuttosto datati perché sono di diversi anni fa. Certamente alcune cose saranno cambiate, però altrettanto certamente non è detto che siano cambiate tutte in meglio. Alcune cose sono addirittura peggiorate. Però qui perlomeno trovate dei buoni punti di partenza, quindi delle analisi assolutamente dettagliate fatte da questa associazione di consumatori che si chiama appunto Altro Consumo. L'ultima cosa di cui vi volevo parlare, diciamo che è parente stretta di questa famiglia dei criteri ESG, perché sono le obbligazioni verdi. È abbastanza semplice, sono obbligazioni emesse da imprese, da banche, da stati, e che servono per finanziare progetti sostenibili. Quindi può essere anche, per esempio, un comune, può essere anche un comune che, faccio l'esempio, che so, il comune di Milano anni fa aveva emesso obbligazioni dicendo che okay, io devo costruire una nuova linea di metropolitana oppure sistemare l'acquedotto. Quindi progetti assolutamente socialmente utili. Ecco che aveva lanciato una raccolta di fondi tramite queste obbligazioni, appunto cosiddette verdi, quindi verdi è perché appunto sono sostenibili, sono buone, e nelle quali, come in qualsiasi obbligazione, tu compri, che ne so, 1.000 euro, compri, insomma, 10 obbligazioni da 100 euro l'una. Quindi fai un investimento di 1.000 euro sapendo che dopo 3 anni ti verranno restituiti, boh, non lo so, 1.100 euro. Quindi c'è un rendimento garantito come succede nelle obbligazioni. Questo è bene ricordarlo, sia perché a mio avviso se ne dovrebbe fare di più, e sia perché appunto c'è questa opzione di investimento, chiamiamolo giusto, nel senso che oltre alle imprese private ci possono essere anche enti pubblici che appunto per progetti di pubblica utilità cercano dei finanziamenti che poi verranno naturalmente restituiti con il rispettivo interesse. Ma naturalmente anche imprese private possono mettere in piedi progetti assolutamente buoni. Se io voglio coltivare ulteriori 100 ettari di terreno a fragole, dove magari prima c'era solo sterpaglia, beh, anche quello è assolutamente un progetto buono. Ovviamente è a fini di guadagno, non è di pubblica utilità, però io posso sicuramente giudicare che un progetto di agricoltura, magari biologica, ma magari anche tradizionale, insomma, sia una buona cosa al posto di terreno incolto. E ricordo sempre che in Italia un sesto dell'Italia è stata abbandonata. Ricordo sempre e sempre, purtroppo è un problema che la politica ne parla pochissimo, negli ultimi 30 anni sono stati abbandonati, proprio abbandonati, circa 4 milioni di ettari di terreno agricolo, sommando con quello che già non era utilizzato, siamo a 5 milioni di ettari di terreno che è accatastato come agricolo,
ma non viene coltivato. È un sesto dell'Italia. Quindi quando parliamo di mancanza di suolo per determinate cose, ricordiamoci che abbiamo un sesto dell'Italia che è classificato come terreno agricolo, ma non viene utilizzato. Naturalmente non viene utilizzato perché gli agricoltori non ci guadagnano abbastanza a lavorare quel determinato terreno, perché se ci guadagnassero abbastanza, ovviamente lo farebbero. Detto questo, siamo arrivati quasi alla fine. Volevo tornare un attimo alla prima pagina che vi avevo mostrato, e quindi il discorso dei consiglieri indipendenti. Perché una delle cose che sto seguendo in maniera totalmente, diciamo, extra rispetto al mio lavoro, diciamo, normale, è questa ONLUS, questa società, questa associazione no profit, che propone come strumento appunto per traguardare le future generazioni, per lavorare in maniera che anche le future generazioni trovino un pianeta assolutamente vivibile. E quindi questa associazione, di cui indegnamente sono presidente, propone l'inserimento del cosiddetto rappresentante delle future generazioni. Rappresentante delle future generazioni. Noi la chiamiamo RFG, così per dare l'ennesima sigla, e quindi sarebbe una persona che, anche non essendo socio di quella impresa, quindi non avendo interessi economici, però ha il diritto di voto. Quindi è una persona che è lì per votare le decisioni strategiche dell'impresa, ma co avendo come criterio quello della sostenibilità verso le future generazioni. Ed è una delle cose che appunto noi proponiamo con questa associazione di volontari no profit, che prossimamente presenteremo alla stampa, presenteremo un po' a quelli che riusciamo a raggiungere. E ve lo volevo anticipare, perché se qualcuno fosse disponibile a darci una mano in maniera completamente volontaria, quindi poco onore e tanti oneri, è naturalmente il benvenuto. Bene, allora io, al di là del fatto che il video continua a andare e venire, e se qualcuno mi spiega come mai OBS mi fa questo continuo sabotaggio, con delle volte in cui giro un intero video e non succede nulla, e delle volte in cui invece il video si congela così, in maniera totalmente spontanea. Bene, detto questo, come al solito vi lascerò il link alle varie pagine. Comunque, come avete visto, tutto materiale che si trova tranquillamente in rete. È un argomento importante perché appunto le attività imprenditoriali si sposteranno sempre di più sul fatto di essere obbligate a seguire criteri di sostenibilità, e naturalmente lo si deve fare in tutto il mondo. Quindi, quando si acquistano scarpe, vestiti, elettrodomestici, computer, smartphone, macchine, automobili, qualsiasi cosa, ecco che io, tra le varie cose, dovrei verificare appunto la loro sostenibilità. Come ho già detto, io da molto tempo vi do già una serie di indicazioni utili che trovate appunto qui sul mio sito, nella sezione consumo critico, e qui trovate appunto i miei, diciamo così, consigli per banche, assicurazioni, abbigliamento, alimentari, energia. E quindi, come sempre, ripeto che dipende da noi garantire la sostenibilità per le future generazioni con i nostri acquisti. Quindi grazie e alla prossima puntata.